Ciao e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai firewall Cisco. Ok, in questo video andiamo a installare SDM. SDM è la versione grafica del firewall, perché come ho detto nel video precedente è possibile configurare anche tutto il firewall tramite console e per certi versi risulta anche più veloce. Ok, questo firewall è già configurato, ma ti farò vedere ugualmente tutti gli step per caricare e far partire la SDM. Ok, dalla nostra console. Qui, config, e per prima cosa andiamo a creare un username admin, una password admin, anche in questo caso, privilege 15. Poi andiamo a configurare la nostra interfaccia outside, che è la 0/0. Eccola qui. Invio, ripeto, questo firewall è già stato configurato, quindi può darsi che riceverò degli errori perché è già stato configurato. Quindi IP address, DHCP, set root, invio, name if outside. Ora in questo caso non ho ricevuto nessun errore perché è già, non, scusate, non ho ricevuto nessun messaggio perché è già outside questo interface, ma quando lo farete vedrete che vi setterà il livello 0. Poi no shut. L'interfaccia 1, che è questa inside, la andiamo a configurare dalla SDM. Fatto questo, si scrive copy tftp /192.168 e l'indirizzo IP del mio computer reale e disk 0 e invio. Il tftp è questo programma qui. Se trovate questo by Philip Junion, o come si dice, è molto semplice da usare, perché ce ne sono diversi, alcuni potrebbero essere un po' complicati. Address or name of remote host, in questo caso va bene. File, il nome del file è il nome del file SDM, che nel mio caso è SDM-792-1592. Invio, destinazione, infatti dice che già esiste questo file qua e gli dico va bene, comunque sia, copialo. Qualche altro step. Ok, upload completato e a questo punto dobbiamo scrivere HTTP serve enable, poi dopo HTTP gli dobbiamo dire da dove avremo accesso con il nostro SDM, in questo caso dalla nostra interfaccia outside, cosa ovviamente non consigliata nella realtà. 0 outside. È uguale anche per l'SSH, per esempio, stessa cosa. Se io volessi accedere con SSH, faccio SSH 000 outside. Ok. A questo punto scrivo show interface G00 perché devo vedere l'IP, quindi il mio IP è 83.228. Apro il browser e scrivo 83.228. Eccolo qui, 83.228 e premo invio. Attenzione, potenziale rischio, ok, accetto. Faccio installa SDM. Mi chiederà username e password, quindi admin, che è quella settata in precedenza. Mi chiederà di salvare il file e poi facciamo partire il file. Una volta partito il file, apparirà così: ASDM, che solitamente lo metti sul desktop, se no lo cerchi dal tuo computer, insomma. Eccolo qui. Qui inseriamo il nostro IP, che in questo caso il mio è 83.228. Admin e invio. Aspettiamo un attimo che parte, riceveremo un messaggio da Java, io ora te lo faccio vedere appena lo ricevo. Ok, SDM è quasi pronto. Eccolo qui. Questa è l'interfaccia grafica del firewall Cisco. Allora,
Qui abbiamo la dashboard che ci dice per esempio il nostro name, la versione del software che è 9.8, la versione del nostro SDM, il firewall mode, in questo caso il rooted, la RAM, la CPU, eccetera. Configuration. Come ho già detto prima, questo firewall è già stato configurato, quindi ci sono delle cose che ovviamente sono già qui. Comunque, lo rifacciamo. Interfaccia 01. E si fa un doppio clic. Qui settiamo il nostro IP, quindi è 192.168.16.1, il nostro gateway. Selezioniamo la subnet mask slash 24, clicchiamo su enable e ovviamente il nome inside. Il firewall ci assegna il livello di sicurezza 100. Poi dopo, qui su firewall vado a cancellare un access list perché la vedremo dopo. Apply. Vado a cancellare il NAT perché l'avevo già creato. Apply. Il NAT. Andiamo a configurare il NAT. Io per convenienza mia personale lo configuro con la console perché faccio prima. Quindi scrivo object network crazynet invio subnet 192.168.16.0 255.255.255.0. Poi scriviamo NAT, aperta parentesi inside, virgola outside, chiusa parentesi dynamic interface, invio. Sì, ok, questo messaggio ci dice che non abbiamo la licenza e salva. Ok, qui vedi che dice, appare il refresh in rosso perché ovviamente sono state fatte delle modifiche dalla console. A questo punto apro la interfaccia del mio PC qui, console. Vado a configurare l'indirizzo IP 192.168.10.10 no, è 16.10 slash 24, il gateway 16.1. Poi scrivo IP DNS, metto DNS di Google, premo invio. Scrivo ping Google 8.8 meno t e vedrete che mi dà timeout perché se ti ricordi nel video precedente ho detto che nel firewall tutto quello che non è esplicitamente autorizzato è implicitamente bloccato. Infatti, se apro il mio SDM vado su Device Management in basso a sinistra. Vado su monitoring in alto a sinistra, poi vado su login, view, mi si apre questa finestrella qui, che io la condisco per voi, metto in pausa e si vede che il computer 192.168.10 con destinazione, no, questo sta pingando l'interfaccia dell'outside, eccolo qui, il computer 192.168.10 con destinazione 888, porta 0 che è il ping, sta appunto cercando di mandare un ping. Il Google risponde, eccolo qui, source 8888, sta con porta sorgente 0 con destinazione 192.168.10 e sta cercando di raggiungerlo e il risultato è deny, bloccato. Bene, allora andiamo a sbloccarlo. Per fare questo è per farvi vedere un attimo l'access list perché l'avevo spiegato nel video precedente e non ho fatto proprio un video apposta per la configurazione. In inbound, quindi in entrata da internet, quindi questo global implicit è deny, è tutto IP, tutto bloccato. Perfetto. Allora qui ci facciamo add. Possiamo anche selezionare outside se vuoi, oppure lasciare any che è uguale, quindi outside source any
destination any, puoi essere anche più specifico, in questo caso source MIP 192.168.16.0. Any IP, togliamo questo e scriviamo ICMP, virgola, echo, reply. Ok. Ora facciamo così. Qui è sempre timeout. Faccio applica e vedi che è partito il ping, mi risponde. Mi risponde il ping, google.com e anche Google mi risponde. Se vado a vedere sul log, no, adesso faccio un po' di confusione tra l'inglese e l'italiano, scusate, ogni tanto mi succede. Ok, faccio resume e vedi qui che ti dice source che è Google 172.217.21.78, che il tuo IP potrebbe essere differente, dipende da che parte del mondo stai guardando il video. Porta sorgente 0, destinazione 192.168.16.10, con destinazione porta 81.93. Se hai visto il video sul NAT, sai che questa porta è quella virtuale, chiamiamola così, dedicata al momento della creazione del NAT, però la porta è 0 e è abilitato. Quindi è abilitato e è possibile l'accesso di questi dati, in questo caso sulla porta 0, quindi il PIC. ASDM, guardiamolo un attimo così, tanto per farsi un'idea, su Home Dashboard, ora io l'ho bloccato qui, però se lo faccio partire ho il syslog in tempo reale dei messaggi, qui ho il traffico. Se poi vado su Firewall Dashboard, se io faccio Enable, Enable e Enable, appena caricherà i dati, vediamo qui alcuni grafici tipo le top 10 dei servizi, top 10 service, top 10 destinazioni. Se abbiamo un servizio LDAP, anche i top 10 users, e eccetera. Qui abbiamo il top 10 protected server under SYN hack, quindi per gli attacchi. Poi dopo, sotto configurazione, abbiamo visto device setup, abbiamo il traffic zone, se vogliamo creare delle zone, routing, abbiamo le rotte statiche, route map, OSPF, OSPF versione 3, RIP, gRGRP, BGP, AES, AES, eccetera. Poi il nostro device name e password, system time NTP, firewall, ovviamente abbiamo le access list, le NAT rules, service policy, il server radius, le regole per i filtri, che non è l'URL filter, poi qui abbiamo gli oggetti, qui abbiamo la protezione delle botnet, Unified Communication e CUCM, Advanced, qui abbiamo anti-spoofing, la gestione dei certificati, IP audit, se abbiamo bisogno dell'audit, qui altre opzioni per le access list, remote VPN per creare le nostre VPN, per le nostre VPN però è consigliabile, è anche più facile cliccare in alto su Wizard, abbiamo VPN Wizard, abbiamo VPN site to site, VPN AnyConnect, VPN Wizard, clientless SSL VPN, IPsec, quindi VPN site to site versione 1 e versione 2. Qui ovviamente abbiamo le opzioni per le VPN site to site, device management. Per il momento è tutto, ti ringrazio di aver guardato il video fino a qui, se ti è piaciuto il video metti mi piace e al prossimo.